Cristina Persia! Conoscono tutti. Io vogliamo svelare un luogo comune, perché si dice sempre che le donne nel mondo dello spettacolo sono un po' facilitate, perché dicono quella è arrivata, chissà per chi è passato, c'è il piccolo compromesso, la scorciatoia. La verità, Valentina, qua siamo tra amici. Sì. A chi l'hai data? Così, da me. Ma la verità, vai. Allora, quest'anno festeggio 25 anni di carriera e mi dovete credere, in 25 anni di carriera me l'avesse chiesta uno a me. Ma guarda che io l'avrei. Ma tanto che ti ha tenuto a fare? Guarda, sei vecchia io qua sotto. Ma l'avrei data pure sciancato, capito? Ti lascio col tuo pubblico. Signori, Valentina Persia! Comune, io devo dire che nasco in una famiglia. Buonasera, ci conosciamo un po' tutti, ci siamo visti spiaggia, giù al ristorante, ci siamo visti qua, qualcuno un po' con la mascherina mi chiedeva di fare fotografie, qualcuno poi dice è in vacanza con i suoi bimbi, non la vogliamo disturbare. Io dico sempre che quando ci fermano per fare fotografie le cose vanno bene, quando non ci ferma più nessuno abbiamo finito, quindi se parlate di me non vi preoccupate, chiedete, fate, pagate per le foto, perché si paga. Devo dire che nasco in una famiglia, vi dico un po' il mio curriculum, io per chi non mi conosce, perché i bimbi sono legati a altri programmi televisivi, io nasco in una famiglia di 4 fratelli maschi e quando dissi a mia madre all'età di 18 anni voglio diventare un'attrice, in effetti mia madre mi disse fai attenzione perché la devi dare. In effetti io un bel treno l'ho perso, perché se andiamo a vedere tutte quelle che hanno successo nel 90, lo so, vi vedo un po' delusi per questa mia presenza, forse avreste preferito una donna per eccellenza, Belen Rodriguez. Gisonda l'ha cercata di contattare, ma in effetti costava troppo e sono venuta io. Allora, diciamoci la verità, la Rodriguez io l'ho conosciuta, è la donna più bella nel panorama televisivo italiano. Adesso gli uomini vicino ai donne diranno no, non dite minchiate, perché non dite così che ci avete vostra moglie vicino. Perché la faccia dell'uomo quando appare la Rodriguez in televisione, tu sei sul divano con tua moglie e la faccia dell'uomo è questa. Gli dà le spalle alla moglie per far vedere. Moglie guarda il marito e fa. Il marito guarda la moglie e fa. State zitta. E noi donne, ma che c'ha questa? Che c'ha? Questa me devi dire che c'ha. Se gli levi sta bocca, se gli levi sto seno, sto sedere, le gambe, ma che ci rimane? Il marito ci rimani te, ci rimane. Ma falla finita, ma non vedi come sta apparecchiata. La Rodriguez! Mia madre mi ha detto quella lavora perché il lato B non ce l'ha, così lei lo esaspera, fallo pure tu. Signore, sono stata a mese così. Cioè, che è successo? Ti ha chiamato qualcuno? No, non è successo, sono uscite solo le emorroidi, va a spingere. Signore, però a onor del vero io spezzo una lancia a favore di Belen Rodriguez, perché è una donna che comunque ci ha messo del suo. Io già volevo mettere la mia. Ma tanto, signora, una alla fine tu, è che io non ho trovato, ah, dai, non è che la puoi mettere sul banchetto a venni, devi trovare pure il pollo buono. Io perché mi sono fatta fregare, dice la Gregoraci, Elisabetta Gregoraci, che da insomma un pochino più giù qua, ma perché, ma che ha fatto? Dice si è sposata con Briatore, hanno fatto pure un figlio, come l'hanno chiamato? Falco, l'unico uccello buono entra qua famiglia, perché per... Infatti lei quando lo chiama il bambino, Falco, arriva Briatore, che mi ha chiamato? No, quella è una guaglia, lei perché sto chiamando. Io perché signore non ho capito, perché dice le donne dello spettacolo, si dice in gergo, se la tirano. Pur io ci ho provato, ma fa un male grande. Dopo un po' devi lasciare, rimane in mano, non è de bongo.
Io ho perso il treno del Berlusconi. Io non parlo di politica, il mio spettacolo verte su tutt'altro, però a onor del vero io ho perso quel treno che in quei tempi lavoravo anche a Mediaset quando c'era al potere come presidente del Consiglio, lo ricordiamo tutti, Silvio Berlusconi, e venne incriminato. Perché in Italia poi quando uno c'ha potere, c'ha donne, c'ha i soldi e c'ha le femmine, tutti lo incriminano, però vorrebbe stare al posto suo. Dice, quelle ragazze, le olgiatine, ve le ricordate che, ecco, andavano a Palazzo Grazioli e per una botta dai 5 ai 10 mila euro. A me perché non mi ha invitato, perché... Io con un paio di botte mi ero... Oh, ma io ho 40 anni, io montavo sopra o sderenavo, Ciccio, io ho un'esperienza, io mica ero una 18. A me se mi diceva, mi consenta, di guarda, entra che qui da mo' che è aperto, te sto aspettando, Ciccio. Aspetta, fermi, pensa se a me mi regalava il cane Dudu. Quello andava a cercare Dudu, Dudu, io sette te, un paio di mesi. Si è deciso, mi tocca lavorare così. Facciamo un'indagine tutta italiana. Chi è che arriva dal nord Italia? Alzi a mano, non alzate. Secondo me chi è dal nord ne alza comunque. No, no, fake, alzi a mano. La mascherina tripla, perché mamma, che è successo? Non voglio parlare perché poi coronavirus, per carità, io l'ho messo tutto qua al coronavirus. Tutti a fa pizze, pane, il pane che pieghi, poi il forno così te si bruciava a mezzo. Tutti a fare ravioli, cannelloni, ma quando finisce sto qua? Dice no, perché dice si sa quando ne usciamo, si sa quando, ma come ne usciamo? Sì. Qui tocca sbragare le porte, non ci si passa. Però devo dire che io mi sono, diciamo, barcamenata in questo mondo. Io avrei voluto fare la ballerina di danza classica, in effetti ho fatto 24 anni di danza classica. Mo per chi mi ha visto un costume si pensa che mi sono mangiata un paio di sbarre, però... Che manca di che posso fare la figa stasera sul palco, perché mi avete danato al mare... Perché in effetti, signora, la quarantena, io ho detto, si è piazzata qua. Oggi è venuto uno in spiaggia e dice guarda che all'altro ombrellone c'è sta una che te sta a fare foto. E ho fatto lasciata. E domani dici niente, dico speriamo che si sbriga, perché io non la faccio più a tenere dentro la panza. Una certa implode. Io ho perso i treni, ma che ne... Torniamo alla Rodriguez, la donna più bella, io non ho una scaletta prestabilita, io passo da Palinfrasca perché siamo tra amici, oramai ci siamo conosciuti. Io come Gisonda, come Salvatore, direttore artistico del Blue Marine, vorrei fare un applauso a tutto lo staff, perché come se mangia pure qua. Stasera mi vedete con meno pancia perché c'ho una pancerina. La pancerina è brutta perché stringe qua ma sbotta di fianco. Poi con queste pagliette mi si stanno infilate da tutte le parti. La mattina c'è una corsa per andare a colazione, chiude alle 10! Che poi se mangiamo tutto quello che non siamo mangiati quando stiamo a casa, panini col salame. Però è bellissimo. Dicevo, la Rodriguez comunque ha sofferto, perché è una ragazza che a un certo punto ha fatto una sua scelta, è partita dalla lontana Argentina per venire in Italia e comunque è stato faticoso. Lei ha detto a tutta la sua famiglia vi porterò tutte in Italia, tutti in Italia, e proverò a fare successo, e si è dovuta piegare. Non ridete, pensa se faccio l'inverso, vado io in Argentina per fare la fortuna della famiglia mia, col primo treno mi rimandano a casa, dice ma qui. Però è bella quando si mette a ballare sti balli, che poi tutti vogliamo essere come a lei, perché quando ci piace una cosa, noi donne la vogliamo imitare. Tutti ci siamo iscritti al corso di latinoamericano. Solo che noi si capisce che siamo italiane, perché sta parte non si muove. C'ha tipo una cancrena. La Rodriguez si mette quel perizoma, glielo vedi quando ce lo mettiamo noi. A sera ti tocca comprare un paio di tenaglie, perché quel filo non si sa dove si è infilato. Vado a tuo marito, dice amore, ma la vedi la mutanda? E poi muovo le unghie finte, manca a dire che ta vietta poi cacciare. Mo vanno di moda ste unghie finte, io me le sono dovute levare. La prima volta che mi sono fatto il bidet stavo a morire. Mi stava sgaraduta. Dai, tu fuori, che le piante. La Rodriguez, quando quella ti fa sesso pure quando va de corpo. Adesso quando gli fanno un'intervista, da dove arrivi? Perché poi lei, il lato B ce l'ha così alto, perché arriva da una terra in cui gli accenti sono tutti in levare. Quando, da dove arrivi? Dall'Argentina.
E da donde bueno fare? Te lo domandano a te, da arrivi Castellammare d'estate, poi dal culo una fa, tutti tacchi, ma quando non piazza? Non gliela fa, non gliela fa. Quella te fa sesso pure quando va de corpo. Io ma immagino devo fare la cacchina. C'ha un cessetto così. Invece quando ci andiamo noi, udo. Ruota, ta grappia qua, tazza, te si gonfia la vena cagatoria qua. E ridi perché te si gonfia, questo te si fa una Y in mezzo alla cagatoria. Chi è pelato gli parte da qua dietro. Invece... Stai a ridere, te si gonfia. La Rodriguez, quando ha fatto il Festival di Sanremo, mamma mia. Ce la ricordiamo tutti quelle immagini. C'è stava pure la Canalis, ma la Canalis non se la ricorda nessuno, pure italiani. La Rodriguez, quando l'hanno presentata, signori e signori, sul palco del teatro Ariston, ho il piacere di avere accanto a me la bellissima Valerio di Sapersi Vario, questa scena. Si sentiva il profumo fino a casa, ma chi è che stanno a cucinare? Si apre sto vestito, tototò. Esce fuori sto farfalo. Noi donne da casa, oh! Che volgarità. Io qua farfalla ma sarei mai fa, e avresti fatto bene, perché tu col culo che c'hai il massimo devo fare un ornitorinco sullo stinco, una blatta su una chiappa. Però io mi sto a preparare, io mi sto preparando, perché in televisione devi saper fare tutto, devi saper ballare, cantare, recitare e devi saper soprattutto sfilare, perché se ti chiamo, metti che il prossimo anno mi chiamo, ma perché non può essere che a me mi chiamano al Festival di Sanremo? Ma che mi manca? Voi stasera assistete a due spettacoli, comico, e avete la fortuna di vedere l'unica comica figa che c'è in Italia, è vero o no? E allora io, siccome se mi chiamano al Festival di Sanremo, Sapersi Vario, tu non puoi scendere qua a scalinata, oh belli, ti devi avere un certo tono, no? Un aplomb. Allora io sono 6 mesi che sto facendo un corso di portamento, vi faccio vedere Valentina Persia da attrice comica, se non è meglio della modella, prego regia. Ciao, posso farti una domanda? La modella, sì. Come so, fai a essere così magra? Guarda, non lo so, perché mangio tutto quello che voglio, ci tua. In palestra non vado perché sono pigra, ci tua. Evidentemente ho un metabolismo molto attivo. Questo ce l'ha attivo, il metabolismo, il mio è morto. Poi gli fanno, devo essere sincera? No, se ti avanza una cazzata, poi dice, hai molti 5 minuti. Io sono arrivata a 49 anni, credimi, mo a parte la quarantena, ma io sono contro chi è che fa le diete. Ve giuro, io che poi riconosci chi fa la dieta? La riconosci quando vai al supermercato che arrivano così. Mio padre diceva quella non ha cagato, vedi? Perché stanno strette, si inumani. Che vanno dal salumiere e dice vorrei 75 grammi di prosciutto. Quel cristiano a fetta dice signore è un etto. Ho detto 75 quando ci vado io. Mi dai 3 etti di mortadella? Ah signore, mezzo chilo, lascia. Ma 4 fette in te mani prima di arrivare alla macchina. Quanto è brutto quando. Poi faccio casa, appena pronunci la parola dieta, cioè basta, adesso comincio. Da adesso comincio la dieta, devi via fame, che me posso mangiare? Che me posso mangiare quando eri giovane invece, eh? Quando eri giovane, a qualsiasi ora del giorno e della notte mangiavi, bruciavi tutto. Univi patatine con Nutella e te facevi la Coca-Cola ai 3 di notte. A mattina te mangiavi pane con la mortadella, bruciavi tutto. Dopo i 40 te bruciavi calorie, te devi dar fuoco in macchina. E devi chiudere pure i finestrini perché il grasso scappa fuori, come aprivo sportello. Oh. È una fatica, come cambia tutto. Poi ci stanno quelli...
quando c'è l'ora di pranzo, avete visto che nel pranzo, nel Blue Marine, si predilige il gelato, la sera ci sono torte. E il limone finisce subito. Ma chi è che sta mangiando? Alzata la mano, chi è che sto finisce sto? Ce l'hai la faccia aspra, tu? Ci sono quelli, vorrei mirtillo, limone, amarena e kiwi. Ma te se stringhe nei chiappe sulla nominata? Ma il gelato è buono de crema, cioccolato, pistacchio, zabaglione. Poi ci metti la panna sopra, la panna sotto, panna de lato. Ah, ma che c'è di più bello qua? Te metti a cucinare che te fai quel piatto di pasta bello tignoso, mangi giù, ah, te senti alifiatato. E poi i primi tempi noi fidanzate, quando siamo fidanzati i primi tempi te tieni, fai vedere che sbacchi subito. No? Vai al ristorante e te finisci 4 filoni di pane, però ti mangi educato. E poi il tuo fidanzato dice, amore, prendi qualcosa di dolce? No, magari ne assaggio un po' del tuo. Non lo fa! Lei se lo finisce tu non ti accorgi perché te fa parlare. Azzatala! Non lo fa. Noi donne che non sapete che viviamo, che viviamo. Fino ai 40 sei bella, sei magra, ti metti qualsiasi tipo di mutanna. Dopo i 40 fate le morti, ce l'hai 40, perché dopo è finita. Anche a livello fisiologico, voi uomini siete cresciuti con mamma e papà che vanno sempre detto, oh, quando vai al bagno? Alzala, è vero no, alza la tavoletta. A noi mamma ci ha sempre detto, quando non stai a casa e devi andare a fare un goccio dei pipì, mi raccomando a mamma, non t'appoggia. E quando è che te devi appoggiare? Agli autogrill. Però noi donne questo problema non ce l'abbiamo fino ai prima dei 40, perché tanto tu una volta che trovi il baricentro vedi il buco, solitamente cala dritta. Dopo i 40 non si sa perché, senti quelle che ridono, una volta al mese tu te metti la voce di mamma, non t'appoggia. La fai o tutta sulla coscia destra, su... oh, guarda, si pisciano tutte di lato, guarda, oh, che poi infili la mano a carta igienica, non la trovi mai, esci così tutto a posto, tipo un cane. Ma pure voi uomini, oh, vicino alla spiaggia del Brumarine, se vai verso lo scoglio ci stanno certi cefali morti, a spiaggia dei nudisti, ci siete andati, ci sta uno, si mette così, entrava e solo guardava. L'acqua ai ginocchia e se lo guardava, l'acqua a linguine e se lo guardava, a un certo punto l'ha guardato e gli fa, manco mo che stai a morire, alzi la testa. Poi mi guardava, sono passato, gli ho fatto amando, peccato non ha portato il vetro, se no la faccio da una pulita, mando male. Guarda, certe cose, però io devo dire che comunque un alibi per quella fisicità che avete scoperto sia in piscina, avete fatto il kamikaze? Miei figli, mamma, fai kamikaze. È arrivata prima la panza. Stava arrivando al parcheggio. Certe cose si fanno come i figli, quando si ha l'età giusta per farli. E io devo dire, il mio alibi l'avete conosciuto, il mio meraviglioso alibi. Ho partorito, sono diventata mamma a 44 anni di due bellissimi gemelli. Per questo la mia pancia ancora ci mette un po'. Nei primi tempi, dico, vabbè, ho partorito tardi, il metabolismo, e mangiavo. A che dice, quanto c'hanno i bambini? Dico, sono due gemelli. Vabbè, ma due gemelli ci si mette un po' a perdere peso. Quanto c'hanno? 18 anni. No, cazzo, sei tu che mangi. Certo, poi ti devi fermare. Io lo tenevo fino ai 18, questo meraviglioso Ali. Chi è mamma? Alzi la mano. Visto tanti passeggini anche gemellari. Com'è andata la gravidanza, signora? Lo domando a lei con questa bella fascia. Com'è andata? Tutto bene, lei? Quattro ce n'ha? Quattro figli? Guarda, guarda lui, quattro, fatica. Perché poi faccio caso, quando tu sei giovane, perché i figli fateli, ma non è tanto, è un detto, fateli quando siete giovani, perché poi la forza non ce l'avete. Io dicevo, che ce l'ho? Ce l'ho. Perché poi quando tu gli dici a tuo marito, amore, pensavo, adesso sono anni che siamo sposati, ma perché non fai un figlio se sveglierò così freddi? Che poi quando tu vuoi procreare, fatelo d'inverno, perché se procrei d'estate, se so, non so voi, ma io su. Io ho procreato d'estate, un'anaconda. Ti si mette sopra e comincia, Rocco si freddo. E tu pensi, madonna, c'ho tutta casa da pulire, questo non si sbaglia. Vedi, fanno così, eh. Ma poi non te guarda, perché se te guarda perde il senso, che pensa un'altra. E tu su, poi Benji a me questa cosa.
dei capelli. E tu pensi, madonna, sta stanza ancora non ho pulita. Lui non si accorge. Se voi lo fate d'estate, tu accendi l'aspirapolvere, prendi al ritmo. Lui non si accorge di niente. Tu te fai 9 mesi di gravidanza, di panza, vene varicose, cellulite che te la porti fino a quando non stai sdraiato in orizzontale per i piedi. Nasce la creatura, fa quanto è bello, tutto il papà, ci tuo al prossimo tu fai te, tu fai. Hai capito? Per carità, quando sono rimasta incinta io sono andata a fare l'ecografia, avevo questo desiderio di avere un figlio, un po' tardi, a che una signora mi ha detto, beh, 44 anni, mi ha visto che la panza, mi ha detto, si è decisa un po' tardi, io ho detto, beh, se mi portavi tuo marito facevo prima, ma fatta affari tua, dico. Gente cattiva, poi se te vedono che tu sei un personaggio, te contano i peli, te contano i peli. Sono andata a fare l'ecografia. Dottoressa mette l'ecografo, mi guarda e mi fa, sono due, di che una chiudamo. Dice, no, ti tieni te, mi tengo io, ma io uno, ma mica si può scegliere. Ve la faccio breve, io da mamma 44enne volevo avere un po' di supporto, perché quando sei incinta a chi chiedi informazioni? Alla tua mamma, mia madre ha partorito 5 volte, però una volta... Dico alle coppie giovani, non c'erano tutti questi accorgimenti che ci sono oggi, la morfologica, si vede la curva, si vede la glicemia. Una volta ti mettevano lo stetoscopio qua, se il battito era forte era maschio, se era debole era femmina. Mia madre ha partorito ben 5 volte in maniera naturale e come il rito scaramantico, la nostra è una famiglia di estrazione abruzzese, provenienza abruzzese, mio padre andava a caccia, perché una volta l'uomo mica assisteva al parto. Era un tabù, la donna doveva soffrire, doveva penare da sola, prima e dopo. Mio padre andava a caccia, con la cartucciera, e tornava quando mamma aveva partorito con i beccacci, uccelli così attaccati. Dice, che è? È maschio. Che è? Maschio. L'ultimo figlio, è entrato mio padre con la cartucciera e con gli uccelli attaccati, mia madre l'ha guardato e gli ha detto, l'unico uccello a cui devi sparare ancora non gli hai sparato, sparagli mo' perché è finita, non ti avvicini più. E gli ho detto, mamma, com'è partorire? Dice, beh, è molto doloroso, come se due montagne si scontrano e tu stai in mezzo. Dico, madonna, ma non aiuto, ma un po' devo scegliere una chieda un'altra persona. Gli ho detto, ma è vero, mamma, che quando i bimbi nascono sono tutti belli? Mia madre è una donna molto sincera, molto schietta, a volte cruda, dura. Ha detto, no, questa è una stupidaggine tutta italiana, non è vero che quando i bambini nascono sono tutti belli e tu sei quella conferma. Scusa, ma perché, com'ero? Com'eri? Senti che madre, sembravi una prostituta che aveva lavorato tutta la notte. Roscia, brutta, che rughe te posso in ammazzare, tanto t'ho aspettato, ma l'ha fatta ripagare. Gli ho detto, ma davvero così brutta? Pensa, talmente brutta che ho chiesto a mia zia, zia com'è? Mi zia ha guardato dentro la culla e gli ha detto a mia madre, se farà. Ma per i primi mesi in giro non ha portato. Questo è un fatto vero, non pensiate che sia una barzelletta. Mia madre mi portava al centro di Roma con una carrozzina, mi metteva una coperta fino sopra la capoccia per non farmi vedere da nessuno. Un giorno una signora ferma mia madre e fa, signora, complimenti, ma quanto è bella. Mia madre dice, ma allora piace, forse so io che la vedo troppo. Dice, ma l'ha fatta lei. Mia madre, ma chi l'ha fatta? Stava di a copertina. Ma poi fai complimenti alla copertina, dì una stronzata pure alla creatura, inventate una cosa, no? Avrei dovuto partorire il 5 gennaio del 2015, mi sono recata, per chi proviene da Roma, forse lo conosce, si è sentito parlare, del Fate Bene Fratelli sull'isola Tiberina, mi sono recata lì alla 37esima settimana, quindi sono andata molto oltre. È arrivato il dottore, mi ha detto, signora, la ricovero oggi, però le devo chiedere una cortesia, ho un'urgenza in sala parto, lei sta bene fisicamente, aspettiamo domani, il 6 gennaio. Dico, dottore, io vengo incontro a me, a te, tu vieni incontro a me, siccome è pure una ragazzina, c'ho dentro l'avanza, al giorno da Befana, gentilmente, non me la faccia nascere, perché sei me. E infatti si è fatto una risata e mi ha portato in sala operatoria il 7 gennaio con un cesareo. Mi porta, io mai operata in vita mia, mi fanno una bella epidurale, una bella spinale, mi girano. Io stavo un braccio a Cristo. Mi sono girata l'anestetista, dico, ma se ti passo 100 euro, me dai un paio di litri di sta roba, ma che mi hai infilato? Dice, adesso arriva il chirurgo, non si preoccupi, tiriamo un telo verde, taglia, sentirà un po' di movimento, però si doveva accertare se la...
se l'anestesia avesse fatto effetto, allora mi tocca qua, mi fa, se tocco qua mi sente, dico sì, se tocco qua no, dico guardi mi tocca a mezzo perché ho ricucito, perché sia mai che sta vicino a qualcuno ne famo un altro e due subito, senza sensibilità. Comincia a tagliare, si muove, ecco Carlotta, io stavo tra l'usco e il brusco, stavo mezza ambriaca d'anestesia, ma la fa vedere, dico Dio, ma che decolore, c'era tu froce al naso, così. La vedevo nera, dice bellina, ecco Lorenzo, stanno bene, li portiamo in pediatria, l'omini, potete pure andare a piena birra, perché voi siete rimasti, e lì che siete fermati, perché poi è tutta roba nostra, il resto, mi padre stava Puccelli ancora. Me portano via i bambini per lavare, la preoccupazione, stanno bene, non si preoccupi, stanno bene, prendono il lettino operatorio, mi mettono da una parte, il vuoto, se ne vanno tutti. Dopo 10 minuti arriva un'infermiera e mi guarda sotto artello e mi fa se chiude, se ne va. Arriva un altro infermiere e mi riguarda sotto artello e fa sì, si chiude pure bene. Arriva il terzo, lo fermo e dico senti un po' Moro, ma che firme stanno a dare là sotto? No, stiamo guardando se l'utero si chiude. Ma perché? Sto ancora aperta. Dice sì, ecco che era sto venticello che mi arrivava da qua sotto. E io soffro pure le sinusite, ma me voglio uscire. Ma guarda la gente in Italia, ma è strana. Stavo largo di un spettacolo, ci mancava solo uno che mi ci lanciava i popcorn. Dica. Insomma, mi cuciono e mi portano in camera, piena di tubi, così io sempre tra l'usco e il brusco. Mi portano Lorenzo da una parte e Carlotta dall'altra. Nella sfortuna, fortuna vuole che il maschietto, siccome è uscito per secondo dalla mia pancia, aveva bevuto un po' di liquido amniotico che guarda, i maschi, andate a pia un caffè, ne. Sai quello che dice amniotico, che è? Aveva bevuto un po' di acqua nei polmoni, l'hanno portato in incubatrice per una settimana e sono rimasta solo maschio. Rompi i coglioni subito, ha fatto capire come sarebbe stata la vita mia. E rimango ca femminuccia. Dunque, Blue Marine, voi dovete sapere, mo' mi vedete così bella popputa, ma io non ci ho mai avuto sogno. In gravidanza mi è rimasto qua e c'è avuto un rimbombo pure sotto. Vabbè, ma manco se ride però sulla sfiga altrui, se ne manco, che perché in costume non è che siete tutti in Belen Rodriguez, se moria ammazzata pure a voi. Vabbè, io ho sempre fatto solo una preghiera. Non deve essere troppo famosa, né dare soldi, deve essere una persona sincera, diretta, schietta, ma dare un po' di seno. Mo non avevo capito se quando ho partorito la notte, la prima notte in camera, ho cominciato a sentire un forte calore e mi è arrivata una febbre a 39. Allora ho pensato, mi ero fatta un corredino che non mi faccio parlare dietro, io mi vedi così, ma prima di andare a partorire sono andata a OVS. bisogna sparegnare con due gemelli, solo dei pannolini, dei parter muto. Sono andata a OVS perché dopo partorire a gennaio mi sono fatta una camicia da notte di flanella. La vestaglia di flanella, ma sapevo io il callo che c'è stava dentro a sto ospedale. A mattina mi sono fatta da un paio di cesoi, ho detto taglia tutto, che qui pure le ciabatte erano di flanella, sgusciavo. Sarà sto caldo, ma arriva, pensavo che era la vestaglia, la febbre a 39, chiamo un'infermiera che de notte te fa turno, quindi già stanno avvelenate. Hai presente? Era un mix tra a signora Rottermeier de Heidi e Rosy Bindi, incesso. Pozzi Ginori, cioè, è arrivata in camera e mi fa, cosa c'è? Io ho fatto, mi è venuta la febbre, come mai? Sono sei te infermiera, dimmi te. Mi sentivo alzare le ascelle, non capivo che era sta alzamento. Mi fa, vediamo, tiri fuori la lingua, guarda l'occhio, no, mi viene dietro e mi comincia a tastare seno. Io dico, ah ciccia, io ho ormone ancora, dato io una botta, no? Cioè, signora, ecco che cos'è la febbre, è arrivato il latte, portami pure due biscotti che sono due giorni che non mi fate mangiare, c'è una fa. No, ma che ha capito, è arrivato il latte, oddio, mazza che bocce che mi erano uscite, oddio, dice, attacchi la bambina, chi? Attacchi sua figlia, ma che attacco, fammi fare due selfie, che chiama Instagram. Ho mandato le foto mie alle 3 di notte a tutta Italia, pure a Berlusconi, con sia mai ci ripensa, non mi chiama pure. A un certo punto dice, forza, sull'attacchi si deve abituare. Prendo la bambina e mia madre mi ha sempre detto, quando si partorisce e si allatta, devi essere per tuo figlio come una tavola ben imbandita. Immagini io che la camicia la notte dei fratelli, i capelli erano arrivati. Carlottina all'attacco, pure il seno si era un po' inibito perché tutta sta sostanza non aveva visto, non si riconosceva, infatti il capezzolo era tornato indietro, era intimidito, dice oddio, ma che sono le zinne nostre? Dico, dai, esci fuori, la ragazzina finalmente si attacca
e io mi sono sentita per la prima volta in vita mia veramente come quelle icone, diciamo così, in chiesa, una Madonna con il suo figlio, la maternità. E stavo in brodo di giuggiole, me la... Una fame. Chissà, gli ormoni, vedo passare lasagne, vedo passare... La bambina attaccata, oh, non ritorna l'infermiera un'altra volta. Io nel momento così mi arriva e mi fa... Signora, io... Sì, ho visto. Mi scusi, mi dica. Faccia piano, però, prego. L'ha fatta l'aria? Pensavo, dico, questa fa attrice, se dà le aree, dico, una si dà tempo debito, non è che sbombardo così qua, no. Dico, no, io, no, no, ma la bambina, no, la bambina, dico, lei per caso ha fatto l'aria, ma me possono cercarmi, dico. Guardi che qui ve ne accorgevate tutti se io bombardavo, perché io faccio le gare al plutonio, ma... Cioè, signora, guardi che lei la deve fare. No, scusi, non ho capito. O senti tu se la devo fare io, ma come funziona? Guardi che la deve fare, se non la fa qui si muore. Senta, me soffi. Io ispiro. Oh, non se ne andava. Dico, senta, faccia una cosa. Torni da dove è venuta. Io gli parto il primo bombolone, lei viene qua, gliela firmo. Non se ne andava. È arrivato un dottore che non capiva che succede. La signora sta allattando, ma è agitata. Dottore, certo, perché non ha mai allattato, perché la signora è primipara, eh? No, il dottore mi fa un bell'uomo, dice, lei è primipara. No, io so Persia, forse è la signora di fronte. No, ma che ha capito? Lei è primipara, cioè la prima volta che partorisce. Adotto pure l'ultima, a 45 anni, che vado con la mazzetta. Dice, signora, lei è agitata, le faccio vedere io come ci si attacca. Dico, ecco un altro, dico, attacca del bello, carina, c'ho sti due bombaroni qua, ne famo un'altra e due su. Signora, forse... E finalmente anche Lorenzo è uscito dall'ospedale, con emozione, mi sembra un po' un groppo alla gola mi viene, perché finalmente sono tornata a casa, chiavi alla porta, e ti rendi conto che sei madre, madre come tu pensavi di essere e come pensavi di non essere, perché ci sono momenti anche molto difficili, perché tutti sono pronti a giudicarti esternamente, a dirti ma come, lui ha messo la copertina questa, lui ha messo il body fresco lana, fresco 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 fresco, fai il bagnetto tutte le sere, ma a gennaio, ma dove vanno a zappare la terra? Quando ero piccola io, il bagnetto si faceva una volta a settimana. Tu a scuola, finivi scuola, il sabato se ti acchiappavano te lavavi. E noi con 5 figli, l'acqua era quella, mica la cambiamo. Usciva il primo, entrava il secondo, il quarto e il quinto, mio nonno all'ultimo se facevi i fanghi. E mi è arrivato a 98 anni, mio nonno, tu ridi. Il biberon che essere tecnologico con delle istruzioni lunghe da qua fino alla piscina, se giri a destra esce più l'alto e giri a sinistra ne esce meno, metti in mezzo così come sa. Quando ero piccola io, mia madre faceva un buco alla tettarella, ci metteva dentro pasta e fagioli. Io ho ciucciato fino a 18 anni, poi per altre cose, vabbè, ma questo cazzo. Ma che avete capito? Poi le calecche, fatela finita, sempre malfidati, sì. Tranquilli, e qualche sottinteso c'è, ma i vostri figli per colpa vostra sanno queste cose. E la colpa è vostra, questi sono nati imparati. Perché una volta a casa c'avevamo meno stanze, ma i muri erano più spessi, mo fai più stanze, i muri si sono sottigliati. Infatti c'è stava quel bambino che stava in camera sua, sente dalla camera dei genitori sti lamenti. Nulla. La signora ride perché fa così forse. Ho sentito la stanza, stiamo tutti attaccati. Il bambino spalanca la porta e trova il papà sopra la mamma. Dice, oh, ma che è stato a fare? Il papà ha preso la sprovvista. Dice, no, niente, te stiamo a dare un fratellino. Ma chi va chiesto niente? Io il fratellino non lo voglio. Chiude la porta e se ne va. 2 giorni dopo lamenti ancora più forte. Stato, ma io sapete poi mi so. Faccio notare che è sempre la signora che dice. Il bambino spalanca la porta, stavolta trova la mamma sopra il papà. Dice, mo, la mamma, oddio, no, niente amore, fratellino no, forse preferisci la sorellina. Non hai capito, io sto bene da solo. Nulla voglio, né fratello né sorella. Chiude la porta e se ne va. 3 giorni dopo, fuochi d'artificio. E il bambino si mette al buco della serratura e vede la madre a 4 zampe e il papà di dietro. Spalanca la porta. Oh, non voglio manco il cagnolino. Allora, questa gli è piaciuta. Questa dedicata a Salvatore Gisonda, che me l'ha chiesta fortemente. Io ringrazio ovviamente Salvatore, come ha detto lui, ci siamo conosciuti in uno spettacolo dove eravamo ospiti con Maurizio Battista al Teatro Olimpico. E mi ha detto, ti vorrei portare nel Cilento a fare una serata, e io un po' dei calcoli me li so fatti.
perché solitamente si sa un po' un modus vivendi questo, che il comico romano con difficoltà scende nel napoletano, visto che c'è una grande maggioranza di napoletani, e viceversa è un po' un circuito chiuso, però io sono arrivata un po' in punta di piedi, perché avete una facilità della risata, siete fautori del teatro, dello spettacolo, ne sono talmente tanti personaggi. Però io una la devo raccontare, che è stato un po' il mio cavallo di battaglia, perché io provengo da un programma che sapete tutti, La Sei l'Ultima, per chi ha navigato, non l'ho data, quindi mi sono fatta una carriera dei 25 anni dentro a sto programma. Poi mi sono anche molto infigonita nel tempo, con i soldi che ho dato, non mi sono pompata, pure perché che te pompi, poi te crolla, ti arriva sotto, poi ti trovi rimasto pezzi sotto. L'uomo è rimasto, lascia fa, questo poi dopo glielo spiegamo. E ci fu una barzelletta, chiedo venia, io non sono napoletana, sono romana, però c'è questa barzelletta che per me è rimasta nel mio cuore. Ci troviamo a Napoli, in piazza Plebiscito, non sono napoletana, chiedo venia, nonno, il vostro meraviglioso linguaggio, che non lo voglio chiamare dialetto, ma è veramente una lingua meravigliosa, piena di sonorità. E in questa piazza c'era un vigile urbano rinomatamente in cacaglio. E a questo vigile urbano gli si avvicina una signora con un bambino per chiedere evidentemente un'informazione. Buongiorno signor vigile, scusate, ma per andare in via Dante, il vigile... Signor, voi dovete prendere il cucù. Questa strada qua, no, dovete girare la prima a destra, signor dovete passare sotto tunnel, signor la prima a destra e via Dante, arrivederci. Dopo due secondi stessa scena, signora, bambina, lo stesso vigile, scusate signor vigile, ma come avete detto il vigile? Signor, voi dovete prendere un cucuna con questa strada qua, no? Dovete girare la mano. Cacagliava pure col corpo. La prima a destra, dovete passare sotto tunnel, sennò la prima a destra. Che. E via Dante, arrivederci. Dopo questa stessa cena, signora, bambina, scusate, signor vigile, per carità, ma come avete detto il vigile? Sì signore, voi dovete prendere un cucù, ma la vita piglia sto cucù. Questa è stata qua, no? Dovete girare la meglio della prima te. Signore, dovete pensare sotto sto ponte cavo cascasse un cavo, signore. La signora prima destra che via Dante, arrivederci. Arrivederci. Scusate, ma come avete detto? Vigile, basta. E che è la terza volta che ve lo ripeto, ancora non avete capito. La signora, no, io ho già capito, ma è la creatura che dice, mamma, come dice bello, faccio ripetere. Ma la fanculo la creatura, signore. Ma si piace. Troppo buono. Questo applauso per me vale doppio, triplo, quadro. Ecco, riparlando un po', facendo un salto in banco, diciamo così, per chi ha visto il programma televisivo lo so che la state aspettando, tra le varie c'è una signora che in spiaggia mi si è raccomandata, mi ha detto... Io duro ancora 2 minuti con queste scarpe. Mo' la figa l'ho fatta, qui mi dovete levare perché se no faccio i buche per le carote su sti prati. Perché nasce pure queste, dopo i 40. Vero signore? Mo' quando mi levo io ho tutta la forma da rete, tipo la caciotta, la porchetta da riso. Anche perché noi dopo, vero ragazzi, con tutto il gruppo abbiamo una cacio e pepe fatta da me, perché lasciate voi la Persia se vede, gli ammolla. Gli ammolla solo un cucina, la vorrei anche ammollare. E che la vuole, signora? Una signora si è raccomandata, mi ha detto, senti, ma io sarà che vedevo La Sei l'Ultima ogni volta che ti sento raccontare sta barzelletta, che è stata la mia effettiva nascita. Nel lontano 1994 alla signora, ma a tutti voi, la dedico con affetto perché per me
È un po' una scaramanzia questa barzelletta. Cominciò la mia avventura, ripeto, nel 1994 alla 6 l'ultima. E allora ci fu un grande conduttore che quando mi sentì raccontare questa barzelletta mi disse: guarda, diventerà il tuo marchio di fabbrica, diventerà il tuo cavallo di battaglia. Ed aveva ragione, perché negli anni ogni volta che faccio una serata mi porta bene, quindi la ripeto sempre, pure con qualcuno magari dice che è vecchia, dica pure mia nonna è vecchia, ma ne che la butto, ognuna una roba vecchia sa che è da conto. E mi diceva: vedrai, è diventato, oltre che il mio cavallo di battaglia, il mio marchio di fabbrica, come diceva lui, anche il mio grande portafortuna. Quindi stasera qui al Blue Marine, dedicata a tutti voi, a tutto lo staff, a tutti i bagnini, a tutti quelli delle colazioni, a Salvatore Gisonda, agli artisti, a Marco, a Gianluca, a tutti quelli che si e a quelli che si esibiranno, grazie per avermi ospitato in questo meraviglioso villaggio. E per fare insieme con voi un grande applauso a quel grande conduttore che ci aveva visto lungo, che rispondeva al nome di Gigi Sabbani. Quindi a lui va sempre il mio prezioso ricordo. E la barzelletta in questione faceva più o meno così: ci stanno tre amici zoppi che vanno al mare. Non mi dite che è vecchia, perché sennò vi fanno la storia di mia nonna. Però zoppicavano uno in modo diverso dall'altro, perché il primo zoppicava così. Questa domani al mare la potete fare. Sì, gli fate. E il secondo zoppicava così. E il terzo zoppicava. No, il secondo zoppicava così, guarda, ma sono pure di me. Sta 25 anni che la faccio, prima o poi parta la rotola. E il terzo zoppicava così. Dice: ma adesso se andiamo al mare e arrivano tre belle ragazze, ma come famo a conquistarle? Si alza uno dei tre e dice: guarda, abbiamo risolto, ho trovato il modo. Dimmi un po', senti, arriviamo al mare, stiamo tutto il giorno sdraiati, fermi su delle sdraio, chiunque si avvicina non si accorgerà di niente. A un te ce facevo. Non ce lo facevo davvero, ce lo devo fare. Il giorno dopo arrivano al mare, si sdraiano tutte e tre su te sdraio, fermi immobili, dopo 9 ore a Aragosta. Come qua, io come via il sole. Te coci nelle parti più sconosciute, io ho una rossatura. Metteci il prep, sarti come un picchio. Il prep metti da. A un certo punto arrivano tre belle ragazze. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Antonello, Luca, Paolo, voi Simonetta, Sabrina, Annarita! A un certo punto si gira Annarita e dice: ragazzi, che caldo, ma non so andiamo a far bagno? Si alza il primo, oddio come scotta sta sala. E il secondo, dillo a me, è pure piena di buche. E il terzo, non vi preoccupate che copro io. Grazie. Voi ridete, ma non sapete che mi è successo. Parecchi anni fa, la prima volta che feci sta barzelletta in piazza, stavo vicino Messina, si alza una signora in prima fila, dicevo: a me mi è piaciuta per niente. Mi volevo sotterrare. Guarda che te vi abbuco, che gli è dico? Signor, c'ha ragione. Allora, chi è che è venuto in macchina al Blue Marine? Alzi la mano. Chi è che è venuto treno? Chi è che è venuto in aereo? Magari viene dal nord. Da dove, signora? Oddio, ha abbassato la mano. Basta che non starnutisco. No, faccio sempre questa indagine perché per spostarci in Italia si sa. Però devo dire che è bello ritrovarsi perché siamo variopinti. Siamo in tanti. Io ho vissuto per 4 anni a Milano e c'è un modo un po' diverso di come ci si riconosce il personaggio, no? Da Roma, Milano, Napoli, quando si viaggia soprattutto. L'italiano tipo lo riconosci quando viaggia in treno perché è l'unico che dorme. C'ha paura gli freghe dei valigi. Chi è di voi, soprattutto delle donne, per alzata di mano che ha mai preso un aereo in vita sua? Alzi la mano. Chi è che non ha mai ancora preso un aereo? Alzi la mano. Qualche donna che ancora non ha mai preso l'aereo? Lei, signorina, non ha mai... Perché non è mai capitato o per paura? Ma che sparo con questa risponde quella?
Ma che c'è? Un rimbombo dentro. Signora, ha bevuto molto stasera. Voi ci avete fatto caso il cameriere che sta ai colazioni? Eh? E caffè latte? Allora, vieni, anna tu già trotto, ma anna tu già trotto, ma si canna si puso, si carbe in bozza. Volete? Che qua? Tutta? Domani gli faccio la morra io. Allora, anche lei non ha mai preso l'aereo, signora, con il toppino. Lei non ha mai preso l'aereo? Oddio, si gira dietro. Signora, riparliamo con lei, mi risponde quella, me ne vado. Non ha mai per paura. Lei è italiana? Sì? Di dove? Provincia di Salerno, possiamo sapere la località? Eboli, dove Cristo? Atterrato, dice qui, se fermiamo, perché resto via. Posso sapere il suo gentile nome? Gabriella, sono i suoi figli? Lui è... come? Scusi? Lei è la seconda... qui? Ah, non è il suo compagno. Lei è la seconda di tre... Nonna, sto carcolo a quest'ora, fancallo. Lei è la... Quindi tre figli. Giovanissima, una mamma molto giovane. Gabriella, posso darti del tu? Mi dicevi no, te lo davo stesso. Aeroporto più vicino a Eboli? Napoli Capodichino? Te la tolgo io la paura. Perché tu sei una donna italiana, non puoi avere paura. L'abbiamo dimostrato in questo frangente, in questo lockdown. Manco lo sapevo dire, che c'è un lockdown. Ti tolgo io la paura. Perché un giorno ti capiterà di prendere l'aereo e te la faccio vincere io sta paura, Gabriella. Io me te immagino da donna italiana all'aeroporto di Napoli Capodichino per far vedere a tutti che stai tranquilla, adotterai questo tipo di camminata. Gabriella, ma cammini così giusto perché mi metà sei cagata sotto la paura. Arrivi all'interno dell'aeroporto di Napoli Capodichino, come in qualsiasi altro aeroporto d'Italia o nel mondo, e a questo punto, appena ti siedi, aspettando l'arrivo del tuo aereo, sentirai una voce dall'interfono che darà la seguente istruzione. Signori e signori, tra 5 minuti avrai inizio l'imbarco. Che già una signora che mi stava sotto vicino mi fa l'imbarco, ma questo non è aeroporto, dico. Signore, c'è pure Gabriella, non lo sa. Tu non sai cosa ti sei persa, Gabriella. Sì, che cavolo. Perché da fortuna non ci stanno le zanzare. Ci stanno, eh? Stanno tutte sul kamikaze, come dei fiori. Gabriella, da questo momento per te, come per noi altre donne, avrà inizio il periodo sessuale. Dice che c'entra il sesso con aereo? C'entra, a parte il fatto che stai salito su un grande uccello gigante parevito. Te ce l'hanno pure a magnato sopra. Se arsa rimane arto così per un'oretta. Gabriella domani va a Napoli, fa 20 bietti, andata e ritorno da sola per parte insieme. Gabriele, sali a bordo, perché no, il momento sessuale è per ambo i sessi, fa fina che fa callo, poi mi sventaglia tutte dopo, mi sa asciugano i capelli. Perché il momento sessuale è determinato dal fatto del bordo del nostro aereo, per voi uomini ci sono le hostess. Gabriele, ma per noi donne ci stanno gli steward. It's a rain man, alleluia. Per voi uomini, hostess, donna tipicamente svedese, alta, bionda, occhi azzurri. Una porta. Che la crisi che c'è sta, prova a volare l'Italia mo. Sali a bordo, arriva l'ostra, sono benvenuto. Acido, ma chi mamma nata? La sfiga, giustamente. Però se a voi uomini dice male, Gabriella, noi donne abbiamo lo steward, fascino della divisa, alto, riccio, moro, abbronzato. Vola sempre all'Italia. Tu sali a bordo, lo cerchi con lo sguardo gorurioso, ndo stai American Gigolo, ndo stai? Arriva lo steward, l'uomo ti guarda e ti fa, benvenuto a bordo. Ma chi è? La sorella dell'hostess, non dovevo vedere. Tu ti siedi nel tuo posto centrale, Gabriele, destra e sinistra, due donne che come te è la prima volta che prendono l'aereo. La signora a sinistra dallo blò, si chiama blò il finestino. Oddio! Te tranquillito? Oddio, come siamo alti! Siamo talmente alti che quelle persone sembrano formica, signor, so formica, ne abbiamo manco decollato. L'aereo finalmente si mette sulla pista di decollo e prende la velocità giusta. Corre, 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 sempre più veloce, corre, 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 la signora a destra si gira e guarda, fa manzarza. No, mo se la famo tutta così.
Poi ce n'è sulla tangenziale, una mappia a raccordo, uno scontrino al casello, un gratta e vinci, ma dai tempo. E cominciano le istruzioni. I nostri assistenti di bordo vi stanno mostrando le ubicazioni di emergenza. Tu c'hai la terza elementare, c'è ubicazioni. Ma stiamo su un aereo italiano, ma parla facile, che il 90% delle persone siamo tutti terra-terra. Si chiamano uscite di emergenza, ma che sono queste ubicazioni? Uscite, uscite! Ma a 10.000 metri altezza, ma dov'è che vado a piana boccata d'aria? Le uscite di emergenza te le indica lo steward, due nella porta anteriore, quattro nella porta laterale, e una di dietro. In caso di depressurizzazione, cioè italiano, se te manca l'aria, una sacchetta scenderà sulla vostra testa, prendetela coprendo naso e bocca e respirate normalmente. Ma tanto che c'ho, che sfido chiunque, come dice NASA, che oddio, aspetta che devo respirare, no, dice in caso di necessità aiutate chi c'ha bisogno di voi. Ma sti cazzi, dammi la sacchetta che voglio respirare, voglio froce, viene d'aria pure se tu muoia, gliela levi. Finalmente arrivi, e questa la devo fare, arrivi direttamente nel Cilento, atterri a Napoli, arrivi in spiaggia del Blue Marine o alla Calanca, stanziamento sociale, sopra la scritta Calanca. E arrivi in spiaggia e le ho viste, una realtà, la famiglia del nord unita con la famiglia del sud, tutti sulla stessa spiaggia, e se non parlano la differenza come la capisci? Al momento del pranzo. Perché la famiglia del nord ci insegna che d'estate bisogna mangiare poco e leggero. Una cagata. Se la mamma del nord che chiama la bambina del nord sul bagnasciuga e la chiama piano educatamente per non disturbare la famiglia dell'ombrellone vicino e le fa la pulzella. Teresa. La faccia già si capisce in maniera non gatto. Teresa. Dai Terry, mami, alzati che fra un... vieni a mangiare la tua insalatina che fra un quarto d'ora è il corso di snorkeling. Cazza Teresina, 15 anni, 15 kg, costumino che le fa bragomo bragomo sotto il sedere. Si siede da brava bambina e mangia la sua insalatina. E sta a mangiare in mezzo all'acqua, perché tanta la digestione, fum, è una fiatata. Ero tutto a mamma, mezzogiorno di fuoco, vede la figlia sul bagnasciuga e sempre piano piano educatamente per non disturbare la famiglia dell'ombrellone vicino ci fa la piccerella. Perché giustamente uno per chiappa e la mamma a mezzogiorno di fuoco 45 gradi sotto all'ombrellone, che ti fa mangiare? La frittata che mancano. A viccerelle, mamma, posso fare il bagno? Il bagno, mamma. Tu con che legata si mangia domani, fare attenzione alla vatta, faccio, ti fai attenzione. Però poi c'è la realtà, ve lo giuro, l'ho vista alla Calanca, perché è una realtà, io da romana, ci abbiamo molta vicinanza. Quelli del nord, oh, io ho fatto una foto, loro l'ho oscurati, hanno tirato fuori in quarto de frittata, io stavo lì, c'era quella del nord, ragazzina insalatina, la ragazzina di Napoli l'ha guardata, fa, ma non hai mangiato quella di... no, e dopo fa un bacio.
quanto è brutta la fame, signore. Io le sto a provare tutte le diete. Te giuro, sono andata al dietologo, dico, come devo fare? Devi togliere le 4P. Per dimagrire devi togliere le 4P. Quale so? Pasta, pane, pizza e patate. Gli ho detto, metteci la quinta. Qual è? Porca mignotta, che campo a fare? Ammazzami subito. Ci guarda che tu la pasta te la puoi mangiare. Ma che davvero? Sì, 50 grammi ti spettano di diritto. Quanti? Dica, dottor, io 50 grammi sento giusta se buona tesana. So finire. Quanto è brutta la fame, quanto è brutta la fame. Sto seguendo, poi ho provato a fare la dieta della mela. L'hai mai fatta? Allora, te la spiego, facile. La mattina una mela. A metà mattina le bucce della mela che ti sei mangiata qui. A pranzo c'hai due mele, la sera puoi invitare pure amici perché c'hai quattro mele da solo, non ce la fai. Solo che prima danno a dormire, alla mela, alla pera, te li bucavano. Chi è che gli piace il petto di pollo alla griglia? Ci sta? Sì. Te se incastra qua, non manco se te mandi giù uno tsunami d'acqua. È tipo piuma. L'insalata! L'insalata, che soddisfazione c'è? Se pure no, mi piace molto, magna tanto! Te metti là. A mani giù e preghi Dio che ritorna su, almeno perdi tempo, non ce ne pensi che c'è. Io la faccio. Però ci metti pachino, l'ovoline, scaglie di grana. Se apri bene sotto ci trovi pure i spaghetti, capace? Che te metti a pulire la ciotola? Che te mangi il condimento quello? Durante la pubblicità però c'è sta la dieta che fa il caso tuo. Io mi sono un po' adeguata a vedere quello che gira... Come... Oh, ragazzi, la prima. Giovanni Rana. Avete mai fatto la dieta di Giovanni Rana? Come l'avete fatto? Cioè, perché fa la dieta a Giovanni Rana? Lui no, ma ce la fa far noi. Una scatola 4 ravioli a 18 euro, ma chi si... Che poi li prepara a casa sua, ma si viene a mangiare a casa tua. Totò, chi è? Giovanni Rana, ma fangulo, siamo 18 a casa, ma fa pure mangiare. La dieta da Marcuzzi, vi ricordate lo yogurt Activia, quello con il bifido sdrubulato? Ahí sta Marcuzzi, così. Quello esce il bifido, che non trovo manco ostacolo. Cioè adesso sto bene, ma mi dovevate 15 giorni fa, con la merda fino a qua. E poi sto bifidus, se l'avete mangiato, dice parte regola l'intestino, ma quando parte la regola ti pia così quando tu meno te l'aspetti. Non è che tu ti pia il bifidus, conti 5 e vai al bar, no, ti può pia sul raccordo per strada. Io ho visto gente aggrappata al volante, dice guida sicura, no, al bifidus, non sto a cagare. Ma il peggio di tutti è quella pubblicità per chi fa un regime alimentare, ma anche magari un po' intolleranti. Due sul divano, marito e moglie, Paolo e Francesca, hanno detto no al colesterolo. Ma da oggi possono dire di sì al gelato, con Valsoia. Hai visto cosa sono felice? La Pasqua. Lei sul divano, gli fa il marito va in cucina per frizzere via sta cassa da morto. Ma dalla moglie fa, amore, quel gelato? E lei, cos'è, Valsoia? Amore, Valsoia, abbiamo detto no al colesterolo. Lei, ma gli hai detto te? Io l'ho detto io, ma tu hai detto di sì a Valsoia. La prossima volta mi facci cazzo. Ma chi fermi? Chi è fa queste pubblicità? Chi le fa queste pubblicità? Un covo di menzogna. Tu uomo rientri a casa, hai un'ora di pausa pranzo, stai per fare la prima forchettata di pasta asciutta che ti piace tanto, si sente quella voce dalla televisione che ti fa quando la diarrea ti sorprende. Tutta la giornata, pum, mi deve sorprendere, mentre sto a mangiare. Ma è un assurdo. Cioè, poi tutte le donne che vengono in Italia, straniere, vengono qua, fanno i sordi, si sposano, fanno i figli. Gli attori stranieri vengono qua, li riduciamo terra arsa. George Clooney, che oramai fa più manca la pubblicità, quella del Martini, la ricordi quella del Martini che bussava a casa, quella prima faceva George, no Martini, quello è basta. Cioè, mi dispiace George, I'm sorry, no Martini, no party, puto pum, chiudeva fuori. Ha sbagliato sempre palazzo, George. Se venivi a bussare a casa mia, chi te faceva scena? C'è no Martini, no sti casi. Ti imbriaco io via dentro, vieni. Adesso invece no, l'hanno ricoverato, notizia dell'ultima ora, se andate su internet, è stato ricoverato, poverino, adesso io non voglio parlare. C'ha la pressione a 700, ti cazzo di caffè se bevi. Ma conti questa da... Ciao Giorgio, ma fa culo! Giorgio, fatta la pubblicità della camomilla perché stai a scappare. Ma il peggio di tutti è Banderas con qua la gallina. Ragazzi, salviamo la gallina Rosita perché sta schiattando. Se vuole tirare il collo da sola. Rosita! Oi Rosita! Andiamo, come vedi? Rieccolo! Rosita, por favor, una pregunta! Rosita, donde va? Se ne va! Rosita, moi ha preso che vuole la fetta biscottata più alta! Rosita, dobbiamo fare una fetta biscottata muy grande!
Rosita, por favor, escúchame una pregunta, Rosita, ¿dónde va? Rosita, fermate un momentito, Rosita, la fetta pistottata. Rosita si ferma e gli fa, oh, questo è il culo, questo è l'uovo, fattate! Io non la faccio più, io sono italiana, sa. Ma la peggio di tutti, e qui c'è l'apoteosi, ve voglio quasi in piedi se ce la fate, è quella ragazza che alle 3 di notte la madre dorme, si è addormentata preoccupata come ogni mamma, gli telefona: mamma, oddio, che succede amore al telefono, che c'è? Devo dirti una cosa, dimmi mamma, stai bene? Sì, sto bene, ma devo dirti una cosa che per me è molto delicata, dillo mamma, che succede? Non so come dirtelo, mamma, puoi dire tutto, dimmi. A volte la sveglia di nuovo, a volte cosa? A volte ho un fastidioso prurito intimo. Ah, oddio, no mamma, devi fare meno la zoccola, mamma. Meno la dai e meno prurito, pure a mamma succede qualcosa. Grazie, grazie. Le posso dare un consiglio? Levate sti cellulari a sti ragazzini. Che se fa? No, aspetta, capisco, pure con i miei faccio difficoltà. È un macello sti cellulari, ragazzi, è un macello. Mia nonna ha 98 anni, per carità, si è messa a passo, si è fatta il cellulare. Dico, no, si è fatta il cellulare, dice, ma che? Dico, no, il telefono senza filo. Se sono fregati la cabina, se pure la capisci. Fece fa... L'unico attrezzo per il quale l'uomo si vanta a chi ce l'ha più piccolo. Si sta, capite, quando vi spogliate stasera. Hanno fatto un'indagine, attenzione, questa è reale, in America hanno fatto un'indagine, hanno visto che il telefono portato sempre durante il giorno vicino all'orecchio manda delle onde elettromagnetiche che potrebbero danneggiare il cervello, fate attenzione. Quindi al massimo usate l'auricolare collegato con il Bluetooth, solo che si assiste a scene paradossali. Io ho preso l'altra settimana un aereo per andare a Catania, a terra a Catania c'è stato un ragazzo vicino a un cespuglio che faceva come sta. Ma con chi sta parlando? Ti sento un po' giusto per io. È inutile che per risollevare la linea poi andate in farmacia, maschietti, a comprare la pillolina azzurra. Ah, figura. L'amico mio è andato in farmacia, è andato alla farmacista senza parlare, ha aperto tutte e due le mani così. La farmacista l'ha guardato e gli ha detto: crema per le mani? A me mi devi dare 10 pasticche di Viagra, perché domani a Roma atterra un aereo con 160 californiane, sai che gli faccio? Gli dà 10 pasticche di Viagra o manna via? Il giorno dopo l'amico mio ritorna un'altra volta in farmacia che mani così, la farmacista è incredula: altre 10 pasticche di Viagra, crema per le mani, l'aereo non è atterrato. Ma certo. Vi faccio salutare dalla mia nonna. È una nonna che l'ho nominata spesso e volete, lei si arrabbia un po' quando dico che concludo con questa sua, perché è diciamo successo o no, ma ci è andata quasi vicina. Nonna 98enne, come ogni donna ogni anno va a fare la sua visita ginecologica, solo che immaginate, a 98 anni non si ricordava anche più come si doveva mettere, cioè doveva mettere le gambe, ce l'ha messa i bracci. Signore, non sono dentista. Dopo 3/4 d'ora nonna finalmente con un po' di supporto trova la posizione, il ginecologo è un dottore, infila il guanto e comincia la visita. Sì, ma... Sì. Telefono, scusi un attimo, pronto? No, è un po' che non la faccio. Ciao Paolo, siete arrivati? Bella Venezia, eh? A tua moglie? Gli piace. Tutte le donne amano Venezia, la città dell'amore, le gondole, piazza San Marco, i piccioni. No, come che ne so, ci sono stato. Ma ti ricordi 3 anni fa che ti ho portato pure quella piccola gondola come souvenir che hai messa sul televisore? Bravo. Senti, come state? Bene? Io, ma così è così, né? Che... Dimmi tutto, Paolo, come sta in piazza San Marco e deve arrivare a stazione? Ma non chieda a nessuno che la conosca a memoria. Senta a me, via prima a destra. Se vai su c'è un giornalaio, se fai il giro del giornalaio a sinistra a quel punto trovi una fontana, non te puoi sbagliare, scendi giù, a prima a destra c'è la stazione. Ciao papà, salutami tua moglie, ciao, se gira mia nonna. Oddio signora, mi scusi, in daramo rimasti, mia nonna dottore, fammi fare un altro giro a Venezia. Grazie Salvatore Gisonda, tutto il pubblico del Fumarine, tutto lo staff. E vi vorrei salutare solo con un mio motto.
che è il mio modo di vivere da un po' di anni a questa parte, perché nessuno di noi è immune nei momenti un po' delicati, di sofferenza, anche quando siete un po' arrabbiate. Lasciate fare, date retta a me, sorridete, anche se il vostro sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere. Da Valentina Pezzi a tutti voi, grazie di cuore, ciao! Signori, e di solito il Brumalin si alza in piedi per la grandissima Valentina Persia! L'esclusiva targata Brumalin, vabbè. Di più, di più, di più! Grande. Grazie, grazie, grazie. Io spesso giù per le foto. Allora signori, in maniera, come dice, in maniera con distanza e sicurezza, adesso facciamo le foto. Chi vuole fare una foto ricordo con Valentina? Noi possiamo farle anche qui, facciamo sapere 100 euro. Dividiamo. Grazie, buonanotte, vi aspetto giù? Vado giù? Adesso vi faccio fare una fila qui, così okay, almeno okay. Non facciamo. Abbiamo anche un po' di luce. Sì, abbiamo un po' di luce. Bene signori, continuiamo l'applauso.